Eccoci ad un nuovo appuntamento di eh, A 2 per Tu il nostro contenitore diciamo politico. No? Ben Con a tutti ecco. ben e benvenuto anche Grazie. ad Andrea Sereni, ex presidente past president, si dice così in English, ma comunque insomma l'ex presidente della Camera di Commercio di Arezzo, perché poi quella di Arezzo e Siena insomma, ha avuto un percorso. No? Che tutti abbiamo, abbiamo Insomma, visto. di approfondimento politico, perché eh. noi speriamo di trovarlo presto a fare politica ah, eh, Appunto, ti perché... avrei chiesto come mai questa, <ride> questa scelta. Perché, perché vogliamo i tempi, quindi vogliamo anche qui essere, arrivare prima di tutti ah, ecco, ecco. e quindi conoscere Andrea Sereni no, io, in io questa posso, nuova veste. Ecco, vi, vi ringrazio <ride> per la stima, insomma, ma non so quanto bene mi volete, insomma, poi vi rifondo. Dipende quindi, da noi tanto, perché? No, no, <ride> perché ovviamente dedicarsi alla politica oggi è un, un compito direi assolutamente arduo, Tra in una situazione estremamente fluida se non dinamica di tutta la politica non soltanto del nostro territorio quindi eh, i prossimi, prossimi mesi i prossimi anni saranno sicuramente anni e mesi di grandissimo cambiamento mi di rivedere ecco però lei lo sa che c'è questo per alcuni pericolo per altri grande opportunità che insomma il nostro territorio non ultimo anche quello retino secondo me possa avere un sindaco della Lega piuttosto che un presidente della regione toscana no voglio dire le premesse ci sono ah, tutte certo. le premesse ci sono tutte Quindi insomma come abbiamo detto la sinistra si dà da fare eh, perché ecco. arrivi un leghista appunto cioè, ci eh. mette del suo allora veniamo, partiamo insomma da questa esperienza ormai ecco, passata di, di presidente della, della Camera mm, oggi la Camera di Commercio si chiama appunto Arezzo Siena lei è stato un po' il traghettatore di questa riforma, è stato, ah, io, è stato un caronte ehm, o mio, no? Mio, mio malgrado mi sono ritrovato a gestire questa riforma che è stata una riforma per certi aspetti direi eh, che si pone all'interno dell'Italia de, in maniera eh, direi non, eh, non idonea, non corretta, cioè mi spiego meglio. Eh, con la bocciatura del referendum del 4 di dicembre di due anni fa ormai eh, l'unificazione la, e l'aggregazione tra le Camere di Commercio ha, diciamo, ha pochissimo significato nel senso le Camere di Commercio rischiano di trovarsi all'interno di un paese, di un'Italia che, che non c'è Oggettivamente le province sono, sono rimaste e quindi eh. abbiamo delle Camere di Commercio che hanno sotto, sotto di loro un territorio estremamente vasto, spesso e volentieri non estremamente eterogeneo tra, tra, tra di loro, quindi è di difficile diciamo, governance complessivamente. Eh, ho la sensazione che per come sono andate le cose... L'istituzione si sta allontanando, si è allontanata un po' dal, dal territorio, si è allontanata dalle imprese. Poi, fondamentalmente, i fini istituzionali sono stati drasticamente ridotti da questo punto di vista e. Sono rimasti la digitalizzazione delle imprese, assolutamente importante, l'alternanza eh, scuola-lavoro e il turismo e cultura, ma mancano, come sapete, le risorse perché sono state tagliate del 50%. Io ovviamente ho eh, fatto il possibile come vicepresidente nazionale di Unione Camere per andare verso una riforma migliorativa. Siamo riusciti e sono riuscito a introdurre delle modifiche eh, in positivo, ma sicuramente non mi ritengo assolutamente contento e soddisfatto di come è stata poi portata avanti e ultimata la riforma del sistema camerale. Allora, visto che dicono che i giornalisti aretini sono troppo buoni, ora la domandaccia gliela facciamo. Ma lei si aspettava di essere in questo consiglio, cioè nella nuova Camera? No, eh, francamente, mm -hmm. allora eh, devo dire che. Io dovevo fare un singolo mandato, quindi da questo punto di vista sono assolutamente, me lo aspettavo assolutamente. Eh, il Consiglio Camerale mi sarei aspettato, francamente, di starci, cioè direi una, direi una bugia se raccontassi il contrario. La mia associazione di categoria dalla quale provengo e credo dalla quale, ehm, alla quale ho dato moltissimo, insomma, i dati. Eh, lo raccontano tranquillamente durante il mio mandato di presidente della, della CNA ha ritenuto di andare in un'altra direzione e siamo in democrazia, quindi lo rispetto. Lo dico eh, amareggiato per certi aspetti, ma assolutamente Questo rispettabile. È. Questo è. Questo è. Um, no, vorrei sì. chiedere una cosa io perché oh, ha fatto autocritica. Eh, autocritica. Ha fatto, ha Andrea, il nostro Andrea Sereni ha criticato quindi la riforma che ha visto del sistema camerale, quindi la, collegata alla riforma costituzionale, però direi un po' di autocritica Andrea. Cioè la, chi l'ha proposta questa riforma? Ora sappiamo che la, la sua area d'appartenenza era quella, quindi. Credo che non, sia, non si dica nulla di male se diciamo che, <coughs> che era urrenziano. Ecco, ma un po' d'autocritica, è stato un clamoroso errore, sia la riforma costituzionale, sia la riforma camerale, sia la riforma delle, delle province. Cioè, voglio dire, qui si è creato dei mostri. E istituzionali che fanno paura e in più vorrei anche metterci questa, la regione toscana, queste macro e le macro ASLE, le macro aree. Tutto su, su. a me sembra comunque che sia andata a finire che Arezzo ci ha rimesso tantissimo. Io. Sono d'accordo, Arezzo ha rime, ci ha rimesso molto, sta continuando a rimetterci ancora. Il fatto che tra virgolette sono di appartenenza renziana non significa che questo mi impedisce no, mm, nel senso circo, è, no. È, è finito un movimento, no, è, finito un periodo, è finito un periodo è finita un'epoca ma il fatto di eh, aver creduto tra virgolette a, a questo nuovo modo di, 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 di porsi politicamente nei confronti del paese non significa che non posso permettermi di criticare ciò che è stato fatto di giusto, ciò che è stato fatto di sbagliato io credo che ma, insomma hanno sbagliato la vostra allora, e eh, tutto il cerchio magico senza, gestire senza fare <coughs> nomi e cognomi ritengo che su certe questioni ad esempio sul sistema della riforma del sistema camerale mh, sia stato fatto tutta una serie di errori che forse sarebbero stati diciamo minimali se poi la riforma costituzionale del 4 dicembre fosse passata nel senso che avevamo un'architettura istituzionale completamente diversa dove poteva eventualmente avere anche un senso è stato anche un errore quello di anticipare tipo la riforma delle province la riform queste riforme Anticiparla Assolutamente la riforma, sì, cioè, sì. Sopra soprattutto l'errore eh. che è stato fatto è stato quello di andare a smantellare eh, tutta una serie di istituzioni che ovviamente erano, ormai avevano radici eh, storiche eh, direi napoleoniche addirittura per certi aspetti se non prima, eh, senza pensare a, chi, eh, quelle, a, a quelle, quelle nuove chi faceva rete, che cosa eh, esatto. poi. E, ma purtroppo in questo momento, ma anche fino a qualche anno fa, in Italia c'è la voglia e la volontà di cambiare, di buttare via tutto ciò che, che è stato passato, dimenticando eh, tra l'altro che eh, l'Italia eh, è eh, ed è stata la quinta potenza industriale e economica e non soltanto fino a, a, qualche, a qualche anno fa, quindi insomma. Coloro che ci hanno eh, preceduto sia eh, nel bene che nel male ovviamente hanno contribuito, hanno dato il loro per far sì che questo Paese sia arrivato ai livelli ai, quale, ai quali è arrivato. Quindi insomma penso che eh, complessivamente girandosi eh, e guardando gli altri eh, Paesi europei e non soltanto credo che l'Italia poi al di là di tutta una serie di mancanze non possiamo di certo buttare tutto nel cestino. No, 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 allora, da uh, presidente della Camera io ricordo, insomma, eh, poco dopo la sua elezione, come dire, una, un approccio non proprio idilliaco con il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Cioè, quantomeno a livello, come dire, un po' dietro le quinte questa cosa c'era, si sentiva, era nell'aria, poi è stato tutto, come dire a livello istituzionale non è mai uscito nulla di che, però insomma questo era quello che effettivamente si percepiva. Oggi lei non è più Presidente della Camera, no? quindi sicuramente questo ruolo istituzionale che lei non ha più le consente anche di dare un giudizio come dire, un pochino più libero no? eh, dai lacci l'acciuoli delle istituzioni a questa amministrazione che più o meno volge al termine. Insomma, ci siamo, questo è il quarto anno. Io, con il sindaco di dal punto di vista personale e umano, non ho mai avuto nessun tipo di problemi. I problemi che abbiamo avuto, o meglio, le discussioni sono state giustamente, legittimamente eh, tutte quante dovute a m, situazioni di carattere politico-economico. Insomma, abbiamo avuto punti di vista m, assolutamente diversi, talvolta contrastanti, direi. Eh, su tutta una serie di questioni. Io ad esempio sono, mh, ritengo che questa città non possa eh, fare a meno del comparto manifatturiero che ancora dà lavoro e darà lavoro a tantissime, tantissime persone e uno strumento importante per eh, diciamo, lo sviluppo del manifatturiero rappresentato anche eh, dal, dal nostro polo fieristico. Eh, ho sempre ritenuto, e su questo siamo assolutamente d'accordo con il sindaco, eh, che eh, il settore del turismo in ogni caso doveva essere in qualche modo promosso e sviluppato, ma parlare di turismo che poi va a sostituire eh, complessivamente... Eh, tutti gli altri settori io credo che sia assolutamente eh, riduttivo e su questo tema ci siamo, diciamo, non trovati sempre eh, esatto. in linea. D'accordo, però che giudice cioè guarda, io, è ancora politicamente corretto, eh. come mai non si esprime? Sul, come dire, su quelle che possono essere non anche le. un po' che si esponga più politicamente. Eh, sì, secondo te è sì, sì eh? è, è quella la differenza sì, che può questa, portare a un senso. Ha questa veste così pragmatica, però. Però gli vuoi chiedere un'altra sì. cosa, no? vediamo. vediamo se si esprime un po' di Ma più. Al centro affari, Dimmi. Ecco. ora anche lì. È un bel nodo quello, anche eh? lì, mm. Insomma, è notorio che lo, lo scontro che appena arriva Ghinelli eh, c'è su, sulle sorti del centro affari. È altrettanto notorio che come cambia orientamento politico la provincia che detiene una grossa ah, sì. partecipazione è precipitato tutto ok quindi ma io su questo non sono d'accordo con te devo dire nel senso che mi sembra essere precipitato tutto quando è cambiato forse più il presidente della Camera di Commercio mh, al di là, del, del comune, del là della provincia perché insomma comune e provincia hanno un, una quota societaria del, del centro affari che ha del 10 e 11%, quindi il 21% complessivamente, mentre invece la Camera che detiene il 23% è, ha sempre fatto la differenza, e la differenza è venuta fuori nel momento in cui la Camera di Commercio, poi alla fine, per tutta una serie di, di motivazioni sulle quali eh, è abbastanza complicato entrare nel merito, eh, ha deciso di contrapporsi alla Regione Toscana e di schierarsi con eh, Sì di schieramento si può parlare, eh, di schierarsi con eh, il comune e la provincia. Io mh, ho sempre mh, portato avanti, credo, eh, nel miglior modo possibile, quel, schiera, io mi sono sempre schierato con il territorio. Ecco, io sono dell'avviso che questo accordo con gli EG eh, in ogni caso debba essere fatto perché... Eh, partendo dal presupposto che i soci pubblici non hanno. Ma non, non ci caliamo un po' le cosiddette, con questo, Ma, eh, con guardi, questo accordo. allora, io sono. Perché insomma, voglio allora, dire. Eh, sì, allora, mi sembra che si sta vendendo tanti pezzi di questa città, e eh, nessuno, appunto, e nessuno quindi... sta dicendo nulla. Eh, allora, però partiamo da un presupposto. Allora, le soluzioni che eh, Arezzo Fiere ha una situazione di vittoria piuttosto importante, eh, che viene da molto lontano. E dove alcuni soci hanno anche delle responsabilità su, su aumenti di capitale non versati e quant'altro, ma lasciamo, lasciamo perdere quelle che possono e sono state le polemiche in passato. Allora, la soluzione numero uno è che i soci eh, si furgano in tasca e vanno a risanare questo, questo debito. Ma da questo punto di vista mi sembra non esserci assolutamente né la volontà politica né devo dire forse la disponibilità economica nel poter portare avanti. Eh, questa, questa opzione. La seconda è una soluzione diciamo, eh, non definitiva perché si tratterebbe di vendere dei pezzi, eh, di fare delle dismissioni di pezzi di Arezzo rete che al momento non vengono utilizzati, ma siccome non c'è la volontà da parte dei soci eh, nel fare queste prime due opzioni, eh, non, mi, non mi rimane altro che la, terza, che la terza scelta, che la terza opzione, che è quella di vendere come avete detto voi, due gioielli che sono ora Arezzo e Gold Italy, con la premessa che ovviamente queste fiere rimarranno perennemente, sottolineo perennemente, all'interno della provincia di Arezzo. Quindi, insomma, per quanto riguarda le nostre imprese e tutti coloro che lavorano all'interno delle nostre imprese, direi che cambia ben poco. Coloro che eh, dicono no, non si fa questa firma ci devono dire, ci devono raccontare eh, che cosa propongono, perché io ne ho sentite mh, alzare anche campanili su tutta una serie di questioni, però poi alla fine eh, mancano i soldi, qualcuno i soldi li deve tirare fuori. Deve e, e quindi è, è inutile andare in giro a fare proclami di un tipo o di un altro se poi nessuno però poi. Vorrei chiederle, ma secondo lei perché questa società dovrebbe comprare questi due marchi? E mantenere queste due fiere ad Arezzo e tirar fuori tutti questi ma, soldi cioè, se no eh, qui non ora va tutto bene ma cerchiamo di capirci no no assolutamente allora, lei eh, ha detto ci perennemente ma siamo sicuri allora, cioè, allora, eh, facciamo lo... una cosa ci, ci risponde dopo la pubblicità vabbè. Seconda parte di Atu per tu ci eravamo lasciati insomma, con la, la possibilità di vendere o meno a IEG i due, le due fiere insomma, più importanti dell'oro: quindi Oro Arezzo e Gold Italy. E, e Davide avevi chiesto: cioè, ah, se... chiedevo che obiettivamente quando si vende qualcosa non è più nostro. E l'idea che chi compra. Eh, possa garant ci garantisca quello che, che ci garantiva se era nostro io non ci credo, questo vale, vale in generale, no? quando un imprenditore si rileva un'altra azienda, rileva qualunque cosa, evidentemente ha i suoi obiettivi che non sempre coincidono con quelli di... Precedenti, anche perché se no non se lo sarebbe comprato. Cioè, perché me. i Vicentini dovrebbero fare un favore agli Aretini? Tradotto, insomma. un po', di un inizio, po Non so... di Vicentini. Sì, di ma, a parte, ma però fondamentalmente, io, io, io sono, credo, da questo punto di vista, che sono pienamente d'accordo con voi. Io avrei preferito che queste fiere e questi eventi eh, fossero gestiti dal territorio di Arezzo. Però, Siccome mi sembra, ripeto, che non ci sia la voglia di mettere i soldi, una soluzione va trovata. Quindi mm, bisogna essere anche onesti e trasparenti. Dal Perché punto se vista no si va incontro a un fallimento... A un, cioè, Ma, allora, lì mancano... Mm, 5 milioni e mezzo a 6 milioni di euro Quindi ma sono qualcuno, debiti verso le banche o verso ma sono nei confronti delle, del, sia del sistema bancario sia nei confronti del delle, E noi nessuno chiede di rientrare ma stanno, stanno ovviamente stanno pagando non è che non stanno no. cioè le turnove però complessivamente le motivazioni sono molteplici eh, non è che sono come, come dico vengono da, 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 anche da parecchio lontano però eh, questo è un dato di fatto dal quale dobbiamo partire e credo ci sia poco da girare intorno, cioè anch'io avrei preferito tenere gli eventi di proprietà di Arezzo Fieri: assolutamente sì. Però, siccome non c'è e non c'è stata la volontà dei soci, mi sembra che i soci siano andati in tutt'altra direzione, o quasi tutti i soci siano andati in tutt'altra direzione, allora coloro che dicono no a una soluzione di questo tipo ci devono dare anche delle soluzioni fattibili, non degli annunci politici che poi eh, finiscono il giorno dopo. Ci vogliono delle soluzioni oggettive eh, per risolvere il problema. Eh, C'è anche da dire che, e questo va anche eh, detto, che in ogni caso Ieg è una grande società e eh, l'Italia eh, non si può più permettere di presentarsi a un mondo globale, nei, 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 nei vari eventi, nelle varie fiere divise, perché in Cina non comprendono perché si va con la fiera di Arezzo o con la fiera, o con la fiera di Vicenza. Quindi ci sarebbe da fare un discorso più generale, più a largo respiro, di presentare il sistema paese. L'idea infatti era questa, l'allora ministro Calenda aveva anche fatto pressione da questo punto di vista, era quello di andare a costituire un ente un poloferistico probabilmente più grande di tutta Italia che prendeva, comprendeva Vicenza, Arezzo, Firenze, eh, Rimini e, e Vicenza. Insomma, in questo modo ci si presentava, si, si riusciva a presentare il settore orafo italiano unito, nel nostro territorio di contro c'è la possibilità e c'era la possibilità di portare tutta una serie di format che funzionano magari a Vicenza e soprattutto una parte della convegnistica dove devo dire che a Rimini sono particolarmente bravi. Ripeto, può piacere o non può piacere? Eh, ho visto eh, fare delle guerre di campanile per ben m cose ben più leggere. Eh, però eh, i soldi mancano e qualcuno bisogna che ne metta. Quindi tutti coloro che dicono di no si frugano in tasca e mettono risorse. E in ogni caso aggiungo, se andiamo in contrapposizione con gli eg, se questi signori decidono di fare, tra virgolette, guerra al nostro territorio e agli orafi del nostro territorio, è sufficiente che una che una società così importante come GEG, che dopo le tasse insomma, eh, dichiara un utile di 14-15 milioni di euro, eh, faccia un paio di anni o tre anni la fiera di Vicenza esattamente stesso nello periodo stesso periodo, che noi siamo morti, perché ce lo dobbiamo, sì, sì. Dire, ce lo dobbiamo dire anche questo. Anche questo, questo insomma. Quindi voglio dire, le cose vanno conosciute fino in fondo. Poi, ripeto, eh, avrei preferito probabilmente anch'io altre, altre soluzioni. Non ce ne sono e quindi cerchiamo di portare avanti l'unica soluzione possibile nel miglior modo possibile, nell'interesse degli orafi di questo territorio. Va bene, allora vediamo se lo proviamo a portare su temi un pochino più proprio della, della città. No, ehm, insomma, lei è anche un imprenditore. E I posti di lavoro che, che purtroppo ci lasciamo alle spalle anche nel 2018, insomma, sono veramente tanti. Facendo un po' il giochino del se fosse, se lei oggi fosse il sindaco, comunque sia, avesse nelle mani insomma, le, la possibilità di decidere, ad esempio, visto che parlavamo di centraffari, no, si guardano con l'area Lebole, sono di rimpettai no? più o meno tra, tra il centroaffari e l'area Lebole. Ecco, quella è una grandissima occasione persa, ma potrebbe. Invece di diventare perché Guardi, no, un bel io, polmone eh, insomma, dal punto di vista anche dei. Sì, noi come al solito in questa città abbiamo perso tantissime occasioni. Eh. Eh, rischiamo di perdere un'altra occasione importante con il poloferistico perché insomma se non andiamo in questa direzione che si parlava prima, probabilmente invece che risolvere il problema dell'area lebole ci troviamo. Anche il problema, anche il, eh, il, il poleferismo della parte. Insomma, Io a suo tempo, all'epoca ero presidente della, della CNA, mh, proposi, e tra l'altro c'erano anche un po' di contatti in giro per l'Italia. Proposi che quell'area, se vi ricordate, diventasse un parco tematico magari eh, rinascimentale, visto e considerato che considerato che la Toscana è la culla del rinascimento per certi aspetti era il periodo in cui si facevano c'erano molti parchi tematici poi ero partito dal, dal presupposto che, oggettivo che abbiamo tantissimi appartamenti sfitti o in attesa di vendita c'è cioè un problema di eh, trasformazione delle, delle aree industriali che non vengono più utilizzate il direzionale mi sembra che è assolutamente sotto gli occhi di tutti, ce n'è in eccesso, abbondante, quindi c'è bisogno non di eh, spostare eh, da una zona all'altra della città un centro commerciale o farne uno nuovo eh, che in qualche modo va a togliere posti di lavoro o la vivibilità del centro della nostra città. Eh, L'idea quindi era di fare di qualcosa di nuovo che in qualche modo portasse un valore aggiunto, un aumento pille, di, incre di, di incremento soprattutto di posti di lavoro e questa è una cosa che eh, in Toscana mancava e portare poi eh, le persone dal, da, da un... Centro tematico, cioè un parco tematico di quel tipo. Fatto? Ma niente, eh, il, il, no, niente, nel senso: <ride> no, l'idea poi... era quella di fare un, eh, non dico una gardaland, però un parco tematico da quel punto di vista, cioè un parco divertimenti che in qualche modo portasse un valore aggiunto a questa mm -hmm. città, portasse un po' di turismo che poi portarlo da, da lì fino al al centro della, della città, non dimenticando poi quelle che sono le zone più periferiche di Arezzo, insomma sarebbe stato un gioco da ragazzi. Allora, insomma, io vorrei... direi di, di andare un po' più sulla politica, no? quindi eh, lei viene dall'area del centro-sinistra, PD, no? Ecco che è il PD oggi? Ma oggi il PD è un partito che purtroppo si sta, sta riflettendo... a votare alle primarie il 3 di marzo? Ma mm, Alle primarie io vado, io vado sempre a votare, quando... Per chi vota? è ancora, no, questo, non, questo non glielo dico, però voglio dire... <ride> Come eh, questo no... Di eh, lo eh, dire. ce lo può anche dire. Eh. Però eh, voglio dire... Mh, il, il partito cioè il, è un partito che è in profonda evoluzione, come ripeto, sono stati fatti tutta so una serie di errori. Eh Hanno detto evoluzione. No, evoluzione <ride> dopo la crisi vengono le ah. rivoluzioni. Io penso, okay. che, abbia, <ride> penso <ride> che abbia completamente dimenticato il suo ruolo e la sua funzione. Anche durante il periodo del governo Renzi sono state affrontate tutta una serie di tematiche talvolta in maniera giusta talvolta in maniera sbagliata ma spesso e volentieri dimenticando quelle che sono le vere tematiche e il vero sentire della gente che vive la quotidianità tutti i giorni la ecco, signora questo... Boschi la sente mai? ma adesso sono qualche mese che non ci sentiamo ecco ma ripeto quando Renzi... Prende il controllo del partito e del governo e parla di rottamazione, quindi eh, parte con questa, questa rottamazione, quindi colla, fondamentalmente con l'individuazione del nemico poi da abbattere. Ecco, non le sembra che sia poi lo stesso metodo che stanno seguendo gli attuali governi? Ma... assolutamente identico, io nel senso non, non ah, ecco. farei distingo da questi punti di Quindi, vista, tant'è vero che io all'inizio della fosse... trasmissione ho detto che c'è di... stato, e c'è un errore grandissimo nel pensare che tutto il nostro passato sia un passato da cestinare. Di cretini non ce ne sono stati probabilmente, ma no, la maggior parte delle persone che hanno portato l'Italia All'Italia di oggi non sono stati dei cretini, eh, sono state persone che si sono impegnate facendo i loro errori e le, le, le cose giuste, eh, è fin troppo facile insomma, arrivare, presentarsi per la prima volta nei posti, sedersi, e guardarsi indietro e dire che tutto ciò che hanno trovato, tutto ciò che gli ha consentito oggi di essere lì, di poter esprimere, direi questo ci tengo in maniera importante, di poter esprimere la propria idea. Politica, la propria opinione con totale eh, democrazia, cioè, con totale libertà, senza, 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 senza eh, pezzo, sia dovuto a tutta una serie di eh, situazioni che vengono dal sì, passato. Ecco, quindi il rispetto sì. è la prima cosa sì, che Sì, dicevo, me ci vuole. spesso oggi, soprattutto nell'attualità, ci si rende a parte l'incattivimento generale, ma questa demonizzazione mm. dell'avversario, quindi non riconoscere l'avversario, io credo che sia stato proprio anti, cioè, è Renzi fondamentalmente con la sua rottamazione, con la demonizzazione dell'avversario esterno, ma anzi meno l'avversario esterno e più l'avversario interno, perché poi la scelta di eh, praticamente l'idea di buttare fuori tutta la sinistra del PD e di aprire le finestre a quel centro che era espresso da Berlusconi eccetera, è stato un fallimento e lo è tuttora perché anche oggi lo vediamo anche l'esito del voto in Abruzzo del Movimento 5 Stelle, cioè l'idea che si possa andare a prendere i voti a destra è un'idea secondo me assurda. Ma sono d'accordo, anche i voti a destra non, non, non si prendono. La destra, Poi ognuno, ognuno, La destra ognuno, ha i suoi riferimenti ognuno, e non si esatto. smuove. Quindi, ognuno cioè, che uno da ognuno da proprio, i voti ha il proprio destra. elettorato, quindi voglio dire, uno deve curare il proprio elettorato. Tra l'altro il PD da questo punto di vista ha un 17-16% che è abbastanza stabile, e quindi è un, un elettorato abbastanza riesce, tra virgolette. Eh, devo devo, dire, devo dire una cosa, cioè probabilmente... I problemi sono iniziati a venire fuori nel bene o nel male quando sono venuti meno i partiti politici. I partiti politici possono piacere o non possono piacere, ma hanno avuto e ha, dovrebbero avere un, un grandissimo ruolo e una grandissima funzione, quella di, far, di portare avanti delle idee. Eh, democratiche ovviamente, e dove la gente in qualche modo ci si riconosce. Nel momento in cui è venuto meno il partito e è venuto fuori l'individuo, eh, ovviamente dall'altra parte, dall'opposizione, parte, dall c'è stato l'attacco alla persona, cosa sbagliatissima perché quello che si deve discutere si discutono le idee, si discutono le opinioni. Ma sbagliatissimo. Non si deve assolutamente discutere di eh, cioè, questo. Siamo persone. quasi in chiusura. Sì, sì, chiusura. L'ultima cosa che gli volevo chiedere: ho letto in questi giorni che tutto il cerchio magico che gravitava intorno a Renzi, da Lucalotti, Guerrini, eccetera, verranno tutti candidati alle europee in, in, nei posti sicuri. Quindi per garantirgli cosa? Ma le sembra, sembra una bella cosa? Ma io eh, ovviamente non sono colui che decide... No, ma va, va bene, decide. ma insomma voglio dire uno eh, che ha fatto parte di... ha sostenuto quell'area. Ora questa idea ritengo, che, ritengo qui, che... Ritengo che certe cose debbano essere ovviamente più discusse, insomma, cioè a me l'uomo al comando solo non piace. Sì, cioè, ma anche che, piace... ancora questo utilizzare questo partito, eh, ripeto, è chiaro che se si mette lotti, se vuole candidare... Alle eh, europee e, e, tutti, e, e tutti gli altri appartenenti al cerchio magico, è perché forse ha paura che qui le elezioni siano, si avvicinino, quindi di non essere rieletti in Parlamento in Italia, si va a cercare l'immunità in Europa. Cioè, ecco, allora, non, questo... solo immunità, eh. non solo l'immunità, non solo, ma va bene. Eh, ma, solo insomma, per diciamo che come conclusione di questo ciclo, io non nascondo, mi auguro che questo ciclo renziano vol, volga il termine definitivamente. E che non se ne senta più parlare, anche se molti sostengono che potrebbe risorgere, speriamo proprio di no. E, ecco, come epilogo. L'epilogo di questo ciclo, con questa rincorsa al posto in no, Parlamento no, 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 è una no, bella cosa o no? No, onestamente non mi piace, okay. nel senso quando è il momento di fare un passo indietro okay. penso che ci sia mh, ci debba essere la maturità e il rispetto per se stessi e per le persone di fare un passo indietro nel momento giusto, nel momento opportuno. Allora siamo a sì. conclusione. Noi Andrea ci auguriamo veramente eh. che Andrea Sereni sia una risorsa per questa città e che trovi il modo e il tempo. Ad impegnarsi Mi ringrazio. Insomma, se arrivasse un'offerta, no, no, le offerte non dire... arrivano. Guarda se la deve cercare, <ride> se la deve creare. ma insomma, io... se arrivasse, <ride> si... questa illusione che arrivi no, le offerte dall'alto. Sono, <ride> sono, sono sempre stato a disposizione di questo territorio. Insomma, credo di averlo abbondantemente dimostrato. Questo non significa che sia un sì, bisognerà andare a eh, valutare tutta una serie di, di, di questioni. Mi fa ovviamente piacere che qualcuno lo dica qualcuno... e che se ne parli in, gym, in città. Sarei... No, non le faremo la domanda. Ecco, eh, diciamo eh, non, non, non trasparente se, se, se raccontassi il contrario. Vediamo. Che Tanto quello che succede domani mattina non Noi lo, tanti so, tanti non, siamo non lo qui, sappiamo. siamo pronti sempre ad aggiornare su... Vediamo, L'unica <ride> cosa, cosa che devo dire è che questa città sta andando verso un declino che a me onestamente non piace. Bene. Siamo in conclusione. Sì, grazie ad Andrea Sereni, allora, grazie, noi ci vediamo, vediamo la prossima settimana. Allora, inizi abbiamo iniziato con il lei, poi siamo finiti bah, con il sì. tu, poi abbiamo... Sì, ma noi siamo anche poco formali, ah, vero? Poi, ho detto Andrea, lei Andrea. Lei eh, okay. Abbiamo chiuso così, alla prossima <ride> settimana, arrivederci. Salve, arrivederci. Grazie.